a 40 anni. È proprio questo, è mistico. È uno squalo di steak, per esempio. Sì, noi invece abbiamo terra, acqua, aria, fuoco, e noi abbiamo questi di terra, sono in inglese si chiamano ilici, ilic. Io direi che questo si direbbe ilico, in questo psichico. Psychic. Questo aria, spirito. I spirituali, spiritus, aria, pneuma, fuoco, mistico. Questi sono lo stesso, questo è giudaico, questo è greco. Stessa cosa, si parte da terra, si riceve un battesimo di acqua, ecco dove stanno quelli che vanno in chiesa, stanno qui. Platone dice che questa è la falsa spiritualità, devono essere battezzati con aria. Acquario è segno di aria. Lui battezza, lui è Gennaio oppure Giovanni il battezzatore. Acquario ci battezza con aria, aria spirituale, spiritualità. Noi eravamo nel pesce, nell'acqua e abbiamo ricevuto il battesimo di acqua. Chi è stato battezzato cattolico qui? Io sì. Io tre volte, due volte da testimone di Geova. Io sono santo. Di nome. Quindi, però, sì, abbiamo ricevuto. Perché? Perché l'acqua purifica. È il solvente universale, si dice, no? Universal solvent. Cerca pulire la macchina con delle pizze. Però con l'acqua sì, si pulisce bene, sì, eh? Perché l'acqua pulisce la terra, perché noi veniamo dal ventre e finiamo in una tomba. In inglese si dice from the womb to the tomb. Platone dice dal soma al sema, lo stesso gioco di parole, from the womb to the tomb. È la tomba che somiglia? No, il ventre della madre, womb, e somiglia la tomba, the womb is the tomb, il soma è il sema, sema vuol dire tomba, soma, corpo. Quindi bisogna ricevere, perché Giovanni il battezzatore che disse, io battezzo con acqua, però arriva quello che battezza con spirito e fuoco, il fuoco di misticismo. Questa conoscenza ci porta lì, a conoscenza diretta, non opinioni. Non abbiamo parlato di nessuna opinione oggi. È fatti, è verità, è informazione che si può verificare, si sa o si può sapere. Qualsiasi cosa che ho menzionato che vuoi sapere più profondo, do le citazioni, i libri, dove si può provare. Non è un'opera di magia. È sempre il caso del bene e del male. Se noi rimaniamo nel dualismo e pensiamo sempre a questo dualismo, c'è sempre del bene e del male in ogni cosa. Guardiamo noi stessi, delle volte siamo belli e bravi, no? Delle volte siamo pure cattivi, no? Ci arrabbiamo, diciamo delle cose proprio offensive per urtare delle persone, perché oh, volevo dirlo, c'è del bene e del male. Quindi è tutto bello, tutto bene, è un ballo, è un Vangelo, una tragedia, il quale noi siamo l'eroe, che poi domani finiamo quella storia dell'eroe, bello, e vediamo come Ulisse tornò a Penelope. Vuol dire Ulisse è quello che viaggia per 10 anni, perduto per i mari, marittimo. Siamo noi, e infatti come ci considerano? Nel Vaticano ci considerano persi in mare, perché il mare di cui parlano loro in teologia vuol dire il mare dell'umanità. E la Penelope è la Vergine? La consapevolezza, la madre pia. Nel cervello c'è la Pia Mater,
è la pia dura, è la dura mater, l'arachnoid, è lì, è l'arachnoid in mezzo, la cortina che quando Gesù è morto si spaccò in due e poi non c'è differenza. Noi possiamo andare dal sinistro al destro perché la cortina, che è il corpo calloso, poi questo domani lo facciamo profondo, bisogna andare dal sinistro. I sinistri che sono? Persone che stanno qui nel sinistro, oh sono intelligenti, cioè, pensano, oh guarda questa teoria, però non conoscono, perché qui si conosce, qui questo è mascolino, femminile, questo è color rosso, questo è blu, questo è distaccato dalla causa, questo è connessa alla causa, pensare, conoscere. Sinistro, sin, in inglese sin, peccare, viene da sinistro, perché i sinners, i peccatori, sono questi che sempre agiscono, costruiscono edifici, spruzzano chimici per l'aria, mettono fluoride nell'acqua, oh sì, sono intelligenti, pensano tante cose. E come lo capisci che uno sinistra o destra? Questo è, tutto questo è destro, tutto questo è destro. Abbiamo passato il Mar Rosso. Il Mar Rosso è il corpo calloso, è rosso, è proprio rosso, sta nel centro dei due emisferi del cervello. E quando rimaniamo qui, non c'è male qui, ricorda, non è che questo è tutto bello e questo è tutto male, no. Perché c'è sempre un po' di bene. Del male nel yin e yang, e questa è la lezione, che qui c'è un po' di male nel bene, un po' di bene del male, quattro polarità, non tutto è così contrastato, cioè è un'unità, sempre un'unità, cerchiato da un'unità, sempre tutto è contenuto in un'unità, nonostante questo dualismo oppure divisione. Ok, altre domande? Sì, c'è una domanda qui. Sì? Visto che avevi citato il corpo umano, volevo solo sapere se c'era un'analogia del fatto che il sangue rosso circola, compatto dal sangue, rientra blu. Il sangue venoso, venus, blu, arterioso, arte, marco. Può essere una cosa che non sono. Ho ricordato per mezzo di questa domanda che il sangue non differisce dall'acqua di mare. Non differisce. Nel laboratorio è uguale. Sangue, acqua di mare. Quindi quando noi passiamo e siamo i 12 tribù di Israele che devono attraversare il Mar Rosso, in biochimica vuol dire il sangue, perché noi stiamo passando il Mar Rosso. Io sono pieno di sangue rosso. Questo è il Mar Rosso. Marte è responsabile del colore del rosso. Venere invece rende il sangue blu. Il rame. Sì, ecco perché c'è i blue bloods e red bloods, quelli del sangue blu, quelli del sangue Marte. Quindi passiamo attraverso il Mar Rosso in biochimica ed è il sangue. E i 12 segni gialli li abbiamo visti, che Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Corleone, Vergine, però sono anche nella testa. Qui c'è Ariete, qui la fronte, qui le sopracciglia, Toro, assieme agli occhi. I due gemelli, le due narici. Cancro, Leone, il carattere, il cuore qui, si distingue qui. Chi che ha il mento molto forte, pronunciato, lui, sì, però quello che
è tutto assucchiato quello tipo, Vergine, la Vergine è qui, perché per andare a Dio bisogna sollecitare la Vergine, no? Perché Vergine è regnata da Aria, Mercurio. Mercurio regna su Aria e nervos, il nervi, il fluido nervoso, ok? Quindi Aria, qui c'è l'esofago e qui c'è la corda spinale, quindi la Vergine è proprio nel posto giusto. Poi qui domani si vede la diapositiva della bilancia, le due olive, qui ci sono due olive. Gesù, prima di essere morto in Calvario, il cranio, lui sta sul monte degli ulivi. Questa è la monte degli ulivi e l'olio deve passare per quella monte. E poi ci sono due piramidi qui, poi quello lo vediamo domani. Sagittario, no, Scorpione, Sagittario, Capricorno regnato da Saturno, ecco perché mettiamo gli anelli di Saturno alle orecchie per sentire la parola di Saturno. Poi Acquario, dov'è? La fontanella, versando l'acqua. Ecco perché l'energia che viene, vedete i bambini che respirano qui, questo buchetto qui? Questo è dove viene Santa Claus, Babbo Natale, che lui scende il ciminiero. Questo, il ciminiero è questo. E ricordiamo che l'olio, i regali di Babbo Natale devono stare sotto il ciminiero e quei regali stanno al sacro, all'osso che oscilla e pompa il fluido di nuovo, è una pompa. E poi pesci è qui, però Acquario versa l'aria spirituale qui. Ariete è qui, Ariete è segno di fuoco. Pesci, piedi, segno di acqua. Quindi in cima abbiamo fuoco mascolino, in piedi abbiamo acqua. Acqua tocca terra, sono due femminili, quindi il negativo è lì, il positivo, Ariete fuoco, si trova nell'aria. Aria è mascolino, fuoco è mascolino. Acqua, femminino, terra femminino. Quindi noi siamo proprio camminando precisamente come è progettato da Adamo, e noi siamo la razza di Adamo, ascendente, discendente, meridione, Adamo, come in alto, così in basso. Sì. No, io posso continuare. Questo gran lavoro. Ottimo. Eccezionale. Eccezionale. Hai visto un montato corrente tutto, no? Grande, grande, grande. Sono le 6? Credo basta. 7:15, una pausa e poi a cena. Chi hai? Ok. Ok. Hai visto? È bellissimo. Bello. È il migliore.